Bentrovati a tutti gli amici ascoltatori. Dopo qualche settimana di assenza siamo tornati qui su Radio Saiuz con Spazio Aperto. Con voi c'è Antonella Intrenò. Ugo Lombardi. Salutiamo naturalmente Rosario Moreno e lo ringraziamo per la regia. Ciao Rosario. Grazie, Ugo. Ciao, ciao, buonasera a tutti quanti. Treviso. Da Treviso. Salutiamo Massimo Bonella, il direttore di PianetaOggiTV.net. Ben trovato Massimo. Buonasera, Massimo. Sì, buonasera a voi da Venezia. E salutiamo naturalmente il nostro ospite con noi questa sera, Flavio Ciucani. Flavio Ciucani si occupa di ricerche storiche, un attento conoscitore dei Vangeli, un esperto di apparizioni mariane. E con lui questa sera parleremo di questo fenomeno che ormai ha praticamente caratterizzato le notizie degli ultimi tempi, con tinte davvero fosche e drammatiche. Ciao Flavio, grazie per aver accettato il nostro invito, Ciao naturalmente. Flavio. Buonasera a tutti, buonasera a voi e agli ascoltatori. Passiamo quindi la linea a Massimo per le news e poi torniamo in collegamento con Flavio e diamo inizio alla trasmissione. A te, Massimo. Sì, grazie ad Antonella Intranò, alle 18.36 prendiamo la linea da Venezia, dalla redazione di Pianeta Oggi TV Online. Dunque abbiamo subito una notizia che riguarda Papa Francesco, ultima udienza del mercoledì di Papa Francesco con i fedeli a Piazza San Pietro prima dell'inizio del Giubileo. Misure di sicurezza imponenti, malgrado non siano numerosi i pellegrini. La distanza tra ricchi e poveri in Africa, ma anche in tutto il mondo, rappresenta uno scandalo, una vergogna per l'umanità, ha detto Bergoglio, reduce dal suo viaggio in Africa. E poi sul clima, tutelare il creato, riformando il modello di sviluppo perché sia equo, inclusivo e sostenibile. Questa è la sfida globale della nostra epoca. E sull'apertura della Porta Santa ha detto un segno di fede e di speranza per quella gente sofferente. Dall'estero Mosca, il presidente turco Erdogan, la sua famiglia e le più alte autorità politiche turche sono coinvolti nel business criminale del traffico illecito di petrolio proveniente dai territori occupati dall'ISIS in Siria e Iraq. Lo ha detto il vice ministro della difesa russo Antonov, che ha definito la Turchia il consumatore principale di questo petrolio. Nel corso di un briefing con la stampa, il Ministero della Difesa russo ha affermato che sono 200.000 i barili portati dall'ISIS in Turchia ogni giorno e ha mostrato immagini riprese da droni e satelliti. Dalla Turchia invece passerebbero le armi destinate ai jihadisti. Questa notizia che naturalmente come dire, rappresenta è una notizia che è in corso, vedremo poi gli sviluppi, le varie polemiche che avranno poi seguito. Nel frattempo sto guardando anche la nostra testata pianetaoggitv.net. Tra le cose ricordo Erdogan, un dittatore che ha anche diciamo fatto violenza ai giornalisti arrestati, pressioni nelle varie redazioni giornalistiche, eccetera. Quindi ecco, teniamo presente queste cose, noi non ce le dimentichiamo. Dunque, vediamo un attimo la homepage di pianetaoggitv.net, testata giornalistica di Venezia, All News, diretta dal sottoscritto. In primo piano un articolo di Giorgio Bongiovanni e Mattias Guffanti. Argentina, Macri promette ai popoli indigeni la restituzione delle loro terre. Il neo presidente eletto ha firmato un contratto dopo mesi di proteste. A seguire il telegiornale di Pandora TV News in collaborazione anche con l'emittente satellitare All News Russian Today, e dove si parlerà ad esempio il nuovo asse Putin-Hollande, l'accordo monito del Papa sul clima, referendum in Olanda, Kiev protesta, Pechino apre base a Djibouti, il lavoro si spacca sulla Siria. Poi ancora avanti c'è un comunicato stampa del professor Michele Boato dell'Equistituto di Mestre Venezia, Il respiro della terra, che praticamente ricorda l'iniziativa a Venezia per la marcia sul clima.
Poi ancora il punto di Giulietto Chiesa, dal titolo Abbattimento del jet russo da Mosca, la corrispondenza appunto di Giulietto Chiesa. Poi ancora un altro telegiornale di Pandora TV News, Bruxelles sotto assedio ma il super latitante scappa. Poi c'è un nostro praticamente come dire, richiamo dove ricordiamo che prossimamente su pianetaoggitv.net ci saranno le due trasmissioni, due speciali Pianeta Oggi Report dedicate alla manifestazione antimafia a sostegno del magistrato di Palermo Antonino Di Matteo. Poi c'è una dichiarazione del Papa per quanto riguarda gli attentati a Parigi, il quale dice: maledetti coloro che operano per la guerra e le armi. E infine vi segnalo, anche questo molto importante, invito tutti coloro che ci stanno ascoltando di cliccare questo video dove c'è Giulietto Chiesa in una edizione speciale di Pianeta Oggi News, la spiegazione praticamente di Chiesa, lo ricordiamo, giornalista europarlamentare, presidente di Alternativa Pandora TV, per diversi anni corrispondente da Mosca per le più importanti testate giornalistiche italiane, dicevo, la spiegazione per quanto riguarda gli attentati di Parigi. E poi ci sono ancora altri articoli, ad esempio l'intervento di Giulietto Chiesa alla manifestazione di Roma del 14 novembre scorso, appunto a sostegno del magistrato Antonino Di Matteo, e altri telegiornali di Pandora TV News. Alle 18.41 è tutto, restituisco a voi la linea, salutando anche il vostro ospite, una mia vecchia conoscenza, e con piacere lo potrò ascoltare quest'oggi, Flavio Ciucani. Me lo ricordo ancora quando apriva le conferenze a Pisa nei primi anni 90, questo bellissimo ricordo. Allora a voi la diretta e naturalmente un buon lavoro, saluto anche la regia centrale di Treviso, Rosario Moreno. A voi Antonella Intranò, Ugo Lombardi. Grazie Massimo Bonella e Flavio. Sono qua. Flavio, che piacere averti con noi questa sera. Anche io sono molto contento di sentirvi. Dunque, soprattutto Flavio... a Massimo che ha voluto ricordare la mia età, no, ho voluto dire ha voluto sottolineare che sono vecchio. no, beh, guarda, rapidamente riprendo un attimo qui da Venezia una parentesi. All'epoca eri giovanissimo, adesso sei giovane. Grazie. Ma è vero, non ho capito. Flavio, puoi ancora dire quanti anni hai, eh? È ancora il momento di preoccuparsi. Comunque, ecco, Flavio Ciucani, come ti introduceva anche Massimo Bonella, da sempre ricercatore appassionato di storia, ricercatore ad ampio spettro, perché ti occupi sia di argomenti di ufologia, di argomenti spirituali, hai tenuto tantissime conferenze e non ultimo naturalmente hai pubblicato questo libro, Il segreto negli occhi di Maria da Nazareth a Guadalupe, delle edizioni Mediterranee, ancora naturalmente reperibile su internet. E con te Flavio abbiamo voglia di parlare questa sera per cercare di dipanare un po' di matasse, un po' di dubbi che penso attraversino la vita di tutti quanti. Tanti sono i fatti sconvolgenti, davvero estremi, che stanno travolgendo le nostre società, gli attentati che ci sono stati in Francia, questo clima di terrore, di tensione che ormai caratterizza le nostre giornate, e tutto sembra che nasca, correggetemi se sbaglio, da un conflitto religioso. Due delle più grandi religioni monoteiste si contrappongono, non ultima la polemica che ha travolto la scuola di Rozzano, laddove il preside ha deciso che quest'anno non fosse il caso di festeggiare il Natale secondo le nostre tradizioni, per non offendere o non urtare comunque la sensibilità di altri credo. È proprio così, Flavio? Queste due religioni, questi due credo sono talmente agli antipodi da non poter trovare una mediazione, comunque un punto d'incontro nella società? Guarda, io sinceramente credo che siamo in un momento difficile, e sì, è anche difficile, diciamo, raccontare un po' quali sono gli imbrogli e gli intrugli di questa matassa inesplicabile, anche perché è difficile in quanto
I piani di discussione sono molti riguardo, diciamo, a queste due religioni, ma soprattutto, diciamo, c'è gli aspetti fondamentali sono due, cioè l'aspetto fondamentale, l'aspetto teologico e religioso, ma c'è anche un aspetto importantissimo non da scartare, e forse è il primario, che è quello geopolitico e culturale. E logicamente è difficile, diciamo, separare questi due aspetti. È molto difficile perché ci troviamo di fronte sicuramente ad una religione, ad un assetto religioso che è innegabile, cioè non possiamo diciamo coprirci dietro un dito e dire che certe affermazioni nel Corano non esistono. Esistono delle affermazioni che sono terribili, e questo dobbiamo sicuramente ammetterlo, e non possiamo dire che non esiste, ecco. Il problema però è spiegare queste affermazioni in altri termini è molto difficile, e penso che in questo momento, data la situazione in cui ci troviamo, dati gli attentati, dato questo turbinio di malessere terroristico che esiste, è difficile dire, e nessuno lo capirebbe, sarebbe anche insufficiente dire che quelle frasi sono state scritte per certe persone del tempo in cui il profeta Maometto, gloria al suo nome, ne parlava. Perché? Perché Maometto non aveva altri nemici, non aveva altri nemici in quel tempo, aveva nemici tra la sua gente che lo lottava. Cioè quando Maometto recitava il Corano, cioè più che recitava lo cantava, una specie di salmodia, che ancora esiste, ancora lo fanno, insomma, non era ancora scritto il Corano. Il Corano non era assolutamente scritto, era soltanto raccontato, cantato dal profeta. Il profeta aveva di fronte, non aveva sicuramente di fronte i cristiani come nemici, non aveva sicuramente gli ebrei come nemici, anzi aveva cristiani e ebrei come fratelli. In quel periodo erano dei fratelli, per cui non c'era questa falsiosità nei confronti della religione cristiana o della religione ebraica. Talmente è vero che c'è una suma, credo che sia la 2, in cui dice: voi dovete combattere contro coloro che vi combattono. Anzi, aggiunge, se questi, senza essere eccessivi, senza eccedere in questo combattimento, addirittura se il tuo nemico vuole la pace, tu devi affrontare il nemico con le armi di pace. E questo è scritto sul Corano. Ora, a quel tempo chi è che dava fastidio a Maometto? Dava fastidio i suoi, dava fastidio gli arabi, quelli intorno, quelli che lo lottavano, quelli che non ci credevano, quelli che addirittura avevano preso le armi contro di lui. Non dobbiamo dimenticare che c'è stata una grande guerra nei confronti degli arabi da parte di coloro che avevano accettato la parola di Maometto. Quindi, cioè, la battaglia di Medina è un fatto storico, non è un fatto che ci inventiamo noi. Però questo è insufficiente, dire questo è insufficiente, dire che Maometto scriveva quelle frasi terribili o le recitava terribili per quel tempo è dire una cosa che oggi non verrebbe accettata. Ecco, storicamente è così, però a chi lo vai a raccontare? Logicamente non lo vai a raccontare a coloro che assolutamente vogliono la guerra in questo momento e che utilizzano questo strumento del terrorismo come casus belli, anche perché è vero che la Francia è stata così colpita in maniera terribile, però è anche vero che da agosto la Francia aveva i suoi aerei pronti per partire. Non lo dico io, questo lo dice anche la Repubblica, pubblicava in agosto, io stavo in ferie, e diceva che c'erano già pronti gli aerei da bombardamento erano pronti per partire per la Siria. Quindi
Vuoi dire, è un casus belli? No, sicuramente forse in questo momento sì, però come faccio a spiegare, come faccio a dire che quelle frasi non erano per gli uomini di adesso? C'è un altro fatto importante da considerare, che esiste una cultura dominante che tende a omologare e a standardizzare il credo musulmano. Però noi dobbiamo anche considerare un fatto che è importantissimo: i musulmani non hanno un papa, non hanno un vescovo, non hanno una centralità di chiesa nella quale ci si riconosce. I musulmani hanno soltanto un libro, e questo libro ha destato fin dall'inizio, cioè fin da quando è morto Maometto, ha destato già dei dissidi. Noi non consideriamo che il primo dissidente è stato proprio colui che era vicino a Maometto, cioè il suo genero e cugino, cioè Ali. Ali era lì a casa quando Maometto recitava il Corano, il marito della figlia Fatima o Fatima. Quindi di conseguenza è stato lui il primo a dire: no, il Corano non dice questo, dice un'altra cosa, perché io ho sentito il profeta che mi ha spiegato questa cosa. È lì che è stato il primo dissidio fondamentale. E quindi non c'è una chiesa, non c'è una, come posso dire, una centralità. Una centralità, ecco. Per cui ci sono tanti. Se voi conosceste, che posso dire, albanesi, gli albanesi che sono musulmani, gli albanesi che hanno il fede musulmano, sono completamente differenti da tutti gli altri musulmani. Hanno una vita e un modo di pensare che è differente. Non è molto occidentale, ma sicuramente più occidentale degli altri. O altre zone, insomma. Io ho lavorato con i ragazzi nei centri giovanili per molti anni, ho conosciuto un po' tutte le regioni, anche quelle musulmane. C'erano ragazzi che venivano dall'India, ragazzi che venivano dal Marocco, ragazzi che venivano dalla Tunisia. Si salutavano, si rispettavano, Allah è grande, ma comunque ognuno aveva la sua vita e il suo credo, non dico molto differenti, ma comunque differenti anche come modus vivendi. Però esiste una cultura che dice: no, i musulmani, l'Islam, sono tutti uguali, e di conseguenza questa mancanza di un vertice, di un verticismo, non viene visto, non viene considerato. Un'altra considerazione che voglio fare è che quindi esistono molti credi, quindi non c'è un credo monolitico, ma è un credo molto ampio e policromo, direi, e che esiste da molto tempo, da quando è stato fatto il primo incontro di pace ad Assisi. Esistono iniziative di dialogo, che è organizzato da un cartello di riviste online, nel quale cartello confluiscono cristiani e musulmani e parlano e discutono di questioni comuni e vivono in una situazione di comunità di intenti. Per cui già questo dialogo esiste ed è sempre esistito negli ultimi 20 anni. Però adesso c'è da considerare quello che è successo. È successo quello che è successo, per cui bisogna analizzare il fatto non dal punto di vista religioso, perché se noi considerassimo il terrorismo o l'estremismo un fattore che coinvolge un popolo, coinvolge una religione, coinvolge una razza, noi sicuramente dovremo dar ragione, che posso dire, agli americani, che quando ci vedono dicono: voi Italia mafia, o quando dice che i pedofili, i preti sono tutti pedofili, o altre cose. Cioè non esiste una razza, una categoria, una religione, un popolo che per sua natura è terrorista.
Di conseguenza non, bisognerebbe vederlo, diciamo, il problema in un altro punto, da un altro punto di vista, per cui dire che non esiste dialogo, dire che non esiste punto di incontro tra cristiani e musulmani, secondo me è un modo per dire noi vogliamo la guerra. Questo è, diciamo, il succo del discorso. Flavio, dimmi. Mi verrebbe voglia di farti tante domande, ma una che viene immediata è: noi cittadini occidentali ci dobbiamo sentire amici o nemici dei musulmani? Beh, guarda, questo è un problema che si era posto nel 1219, credo, Francesco d'Assisi, il quale se ne partì da Ancona e andò in Egitto a trovare il capo cioè la nipote del Saladino, il capo dei musulmani, e lui si pone, dice: io vado là e vado a convertirlo, ad annunciare il Vangelo, e con la sete di, con una estrema sete di essere martirizzato. E quando incontrò il sultano, il sultano Malik, si accorse che era contorniato da persone altamente mistiche, ascetiche, e lui e Francesco incontrò nel musulmano, ebbe un incontro spirituale con il musulmano, ne uscì dopo 10 giorni con una precisa intento, che la guerra era inutile, la guerra era assolutamente inutile, e di conseguenza ci sono dei momenti di unione tra noi asceti, tra noi mistici, che il problema sarebbe dovuto essere risolto. Io sarò a Bari tra qualche giorno, perché insieme ad una ditta stiamo facendo un documentario su Francesco, però non vogliamo raccontare Francesco, e dati i tempi vogliamo raccontare Francesco che si incontra con i musulmani, e da questa tesi ci dovrebbe essere delle persone a Bari che mi dovrebbero dare delle dritte, non so se poi mi daranno delle sole, però fatto sì è che io so, noi abbiamo la testimonianza storica di un cronista dell'epoca, un cronista toscano, il quale dice che Francesco è andato a Bari a far che? A parlare con Federico II. Allora io mi domando: è possibile che un asceta come Francesco va a trovare il Saladino gli rilascia addirittura un lasciapassare incondizionato, lui poteva andare in qualsiasi terra dove sono i musulmani, naturalmente pensava di andare in Terra Santa trovare la tomba di Cristo, cosa che non ci andò invece a trovare il Federico II. Andando a trovare Federico II per dirgli che non lo sappiamo cosa gli disse, però fatto sì è che Federico II, che era stato dal Papa condannato perché non era andato a fare la crociata, perché era ritornato con la scusa che i suoi soldati erano malati di scorbuto, Federico II se ne ripartì, andò in Egitto e fece un accordo con Malik e creò una, si chiama tecnicamente una via d'accesso, no? Come si chiama? Tecnicamente non si chiama via d'accesso, insomma un tramite. Sì, no, fece proprio un accordo in cui tutti i cristiani potevano andare nella Terra Santa senza essere toccati con il lasciapassare, tutti quanti i cristiani, e non si fece più la guerra. Naturalmente il Papa da allora si arrabbiò e lo condannò un'altra volta, però fatto sì è strana questa cosa, che Francesco va in Egitto, torna, invece di andare in Terra Santa con questo lasciapassare incondizionato che gli era stato dato, va invece a parlare con Federico II, e Federico II fa quello che ha fatto. Quindi esistono, all'epoca esistevano e esistono ancora, dei momenti di incontro che sono
sicuramente quelli spirituali, anche perché, parliamoci chiaro, quello che più i cristiani e i musulmani stanno vivendo in questo momento è un attacco, qua definirei demoniaco, in quanto, nonostante le comuni radici spirituali da parte di chi è portatore di valori, no? Come quelli che c'aveva Francesco, come quelli che hanno i cristiani, e dico io come quelli che hanno i musulmani, questo attacco è da coloro che portano invece valori contrari. E valori contrari, diceva un saggio, un asceta musulmano, chi ama Dio senza avere nessuna religione, perché Dio è lui stesso, quindi non c'è non c'è un contrasto fondamentale. Però chi sono questi che si contrappongono, che c'è questo attacco forte? Chi sono costoro che attaccano fortemente i valori cristiani? Sono quelli che sfruttano, l'ha detto il Papa, no? Questi giorni non ha fatto altro che dire quello: lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, la corsa sfrenata degli armamenti, la mercificazione della razza umana, della persona umana, l'esaltazione del dio denaro, cioè mettiamoci tutti, la rapina che si fa sulle sostanze, le risorse terrene, cioè l'esaltazione dell'uomo in quanto è bello, per cui quello che si vede è bello, quello che non si vede non esiste. Sprechiamo più soldi per la bellezza piuttosto che più tempo per la nostra anima. Per cui è questo l'attacco fondamentale che viene fatto a coloro che credono, diciamo, un Dio solo. Voglio fare un piccolo appunto, se mi permettete, perché io di solito sono abbastanza critico. È vero che tutte le religioni monoteiste sono portate alla dittatura. È vero che lo abbiamo visto nel nostro cristianesimo nei tempi passati, non molto passati, e lo vediamo adesso con i musulmani nei loro paesi. Però dire che loro sono dittatori e dire che sono terroristi, questo è un altro paio di maniche. Evidentemente c'è qualcuno a cui serve questo terrorismo, ed evidentemente c'è qualcuno che aizza questo terrorismo attraverso le armi, attraverso sovvenzioni, attraverso tutto quello che serve perché questo terrorismo possa essere portato avanti. L'abbiamo sentito in apertura quando Massimo Bonella ci ha fatto la rassegna stampa, la notizia rispetto al figlio di Erdogan che, insomma, vende petrolio ai terroristi, che comunque fa affari con loro. Mi pare di poter dire, Flavio, che a questo punto, dopo le tue spiegazioni, si possa tranquillamente affermare che la fede, il credo religioso, in tutto questo non c'entri assolutamente nulla. Assolutamente. Eppure, ecco, eppure le notizie che arrivano creano questo sentimento di diffidenza, di opposizione tra chi vive nelle città. Nel quotidiano è diventato molto difficile, ormai si guarda un po' con sospetto chiunque abbia un colorito olivastro, si tende ad avere sempre un certo livello di attenzione, e questo provoca anche molto stress nella vita di ognuno di noi. Non sarebbe più sensato a questo punto, anziché alzare dei muri come si sta facendo, ognuno si sta mettendo contro l'altro, non sarebbe invece più semplice, auspicabile, un incontro piuttosto che uno scontro, cioè dal basso, da ognuno di noi, cominciare a conoscere di più chi ha un'abitudine di vita, una fede religiosa diversa dalla nostra? Quello che è accaduto lì a Rozzano, ripeto, nel piccolo, è comunque un esempio di quanto il nervo sia scoperto. Certo. Io sono dell'opinione che intanto non è possibile che io possa ledere, diciamo, la sensibilità di un altro perché prego. Non è possibile ledere la personalità di un altro perché diciamo faccio vedere negli atteggiamenti, nella poesia, nella canzone, la mia fede verso un credo. È semplicemente la paura derivante da una cultura dominante.
La cultura dominante ci dice che c'è il cattivo e c'è il buono, noi siamo i buoni e loro sono i cattivi. Ma questo problema se lo ponevano anche anticamente, diciamo, coloro che ce l'avevano con gli ebrei. Siccome gli ebrei non potevano essere riconosciuti perché non c'aveva la pelle olivastra o la pelle nera, allora gli si metteva un qualcosa di riconoscimento, o un cappello o la stella gialla o qualcosa, in modo tale che li riconosciamo, in modo che noi possiamo sapere chi odiare. Allora, questa è una cultura, secondo me, che va sicuramente cambiata. Ma io veramente, guarda, sinceramente, io leggendo i giornali, non vedo più la televisione, cioè mi annoio a vedere la televisione perché mi arrabbio. Ormai, come diceva Brunella, c'è una certa età, dove ho fatto tante esperienze nella vita, per cui mi arrabbio. Però leggendo i giornali, leggendo i quotidiani, vedo che questa cultura sta passando, è una cosa aberrante. Cioè, il musulmano è cattivo per antonomasia, il musulmano è falso per antonomasia, il musulmano è quello che ti imbroglia per antonomasia. È come dire che l'ebreo è mercante per antonomasia, è imbroglione per antonomasia, è quello che si arricchisce per antonomasia, e quello, cioè, stiamo creando la stessa identica situazione di anni addietro. Quindi siamo, insomma, parliamoci chiaramente, che Erdogan, che il figlio di Erdogan dava il petrolio, lo si sapeva già da mesi, cioè che c'è voluto un'istituzione pubblica come il ministro degli esteri russo lo abbia detto, lo dicesse. Non penso che, eppure i giornali perché non ne parlavano? E questo è il problema. Non è il problema che lui fosse un contrabbandiere, è il problema che i giornali occidentali lo dicessero. Allora c'è qualcosa di globale. Ecco perché è difficile, lo dicevo all'inizio, parlare dell'aspetto religioso e parlare dell'aspetto geopolitico. Qui si intreccia una matassa che è stata voluta che fosse intrecciata, e di conseguenza è difficile anche fare qualsiasi discorso di buonismo. Non si tratta di buonismo, si tratta di guardare le cose come stanno. In esito a queste cose che tu dici, Flavio, abbiamo noi spettatori, per quello che ci è consentito vedere, abbiamo visto una reazione di quelli che non sono aggressivi nel parigino, sfilare per dire noi non siamo come loro, ma mi sembra di poter dire che la manifestazione, diciamo, opposta sia stata rappresentata da poche figure. Il musulmano che non è aggressivo non ha manifestato contro questa aggressività. Beh, non è vero questo, Ugo. Io ti dico che gli musulmani sono stati invitati in televisione, gli hanno fatto fare la figuraccia da cretini, sono intervenuti in quasi tutte le trasmissioni, in quasi tutte le trasmissioni sono stati aggrediti, in tutte le trasmissioni televisive hanno detto che loro non sono quelli lì e sono stati presi in giro. Perché? Perché gli attentati li hanno fatti dei musulmani. Allora la domanda mia è questa: cosa dice il Corano? Il Corano dice che il musulmano non si deve ubriacare, non si deve drogare. Cosa dice il Corano? Che non si deve uccidere la gente. Cioè, allora perché loro lo fanno? Fanno la stessa cosa, fumano, si drogano, bevono, rubano, cioè non è, questi sono delinquenti, non sono, sono terroristi, non sono musulmani. Il fatto che siano musulmani è soltanto un'etichetta per creare una cultura comune contro loro, contro il musulmano in genere. Questo è il problema. Il musulmano entra in Italia e cambia la cultura, la nostra cultura. Ma perché la vogliamo far cambiare? Ma non sono stati i musulmani da dire leviamo il crocifisso dalle scuole. Sono stati i musulmani, sono stati i cristiani, i cattolici. Leviamo il crocifisso perché il crocifisso non è giusto, perché rappresenta la religione, noi siamo persone non religiose, cioè siamo dei laici. La laicità,
la laicità dello Stato non deve coincidere con un emblema religioso. Quindi leviamo i crocifissi dai tribunali, leviamoli dalle chiese, perché non è questa la base di uno Stato laico. Poi se arriva qualche cretino che dice, musulmano, che dice no, leviamo quell'uomo nudo che sta lì in croce, è un cretino, perché la stessa cosa potrei dire anche di loro. Ma non è questo l'argomento. L'argomento è che la cultura di un popolo deve essere mantenuta, anzi deve essere esaltata la cultura, no? E non manomessa perché può dar fastidio a qualcuno. Ma può dar fastidio a chi? Se io canto una canzone su Gesù Bambino, a chi dà fastidio? È una canzone. Anche perché questa è una cosa che non riesco a capire, che non me... Allora, Gesù nel Corano è citato parecchie volte, è citato come il figlio di Maria e è citato come figlio Maria, e si dice chiarissimamente, a chiare note, nella sura 3, andatevela a vedere, nella terza sura del Corano, dice che Gesù è figlio di Maria ed è in questo mondo tra quelli che sono più vicini a Dio, lo sono in questo mondo e lo sono nell'altro mondo. Anzi, si dice addirittura il Corano che lui fa parte dei giusti, e dice ancora il Corano che lui è uno dei segni, cioè i segni sono coloro che Allah, gloria al suo nome, ha mandato nel mondo. Dio ha mandato nel mondo dei segni, che sono i profeti, ad ogni popolo. Quelli sono i segni. E si dice nel Corano, chi non rispetta i segni è figlio del fuoco, cioè significa che sono dei demoni. Allora, non rispettare Gesù significa non rispettare i segni di Allah, gloria al suo nome. Di conseguenza, non è la religione musulmana questa, è un'altra cosa. Ma questo lo dicono i musulmani, i miei amici musulmani dicono questo. Coloro che disprezzano le statue di Maria, fate su internet, che le buttano per terra, le spezzano, eccetera, che rompono i crocifissi. Sì, è spiegabile dal punto di vista che i musulmani non accettano l'immagine. L'immagine di Dio non può essere accettata, ma non può essere disprezzata. Ma non può essere disprezzata. Allora, il disprezzo significa disprezzare il segno. Il segno. Se coloro che disprezzano il segno è descritto nel Corano, dice che sono figli del fuoco, cioè coloro che sono figli del demonio. Allora, chi siamo di fronte adesso in questo momento? Infatti Flavio, in una precedente intervista che abbiamo avuto con un esponente esperto di religione musulmana, si è convenuto di ritenere che le religioni, quindi i segni, sono un modo per insegnare all'uomo la spiritualità, ma non è detto che debba sedersi su questo discorso, cioè è un percorso indicato per raggiungere un'evoluzione, per seguire un'evoluzione. La religione è un tracciato all'interno del quale l'uomo potrebbe imparare a muoversi e magari poi, se diventa bravo, farne anche a meno. Di questo si parlava. Logicamente, io sinceramente nei confronti delle religioni ho dei dubbi, in quanto le religioni sono state create, costituite dagli uomini, e ogni cosa che l'uomo crea logicamente ha i difetti dell'uomo. Però dico che colui al quale si fa riferimento nel creare la religione, cioè il personaggio, l'essere che ha predicato, che ha dato all'umanità dei valori, sono dei valori universali, no? Non si discute su questo fatto, se è più grande il Dio dei musulmani o il Dio dei cristiani. Noi non dobbiamo fare una questione teologica, dobbiamo fare una questione di vita. Il Vangelo non è la storia di Cristo, è una storia, è un libro che ci insegna a vivere,
che ci insegna a vivere, non ci insegna la, non ci dice la vita di Cristo, ma ci insegna a vivere, cioè nel senso ci espone di fronte a delle situazioni che dobbiamo superare e che dobbiamo evolvere la nostra vita spirituale. Questo è il segno di tutte quante le religioni nel loro aspetto fondamentale. E dirò di più, la cosa assurda è che Gesù, nel contesto, permettetemi, nel contesto della diciamo della, nel giudizio universale, Gesù sarà il primo a venire secondo il Corano. Il segno che comincia il giudizio universale è l'arrivo di Gesù sulla terra. Questo è scritto sul Corano e quello sarà il segno, dice il Corano, il segno fondamentale, che ci sarà il giudizio. Prima viene Gesù e poi viene Maometto e poi tutti gli altri, e lì ci sarà il giudizio. Quindi è considerato o non è considerato nella religione islamica Gesù? Allora, perché si combatte Gesù e coloro che credono Gesù? È una cosa che non esiste, che non esiste. È possibile l'incontro, e è possibile proprio su queste basi fondamentali, che Gesù è fondamentale sia per noi cristiani, perché noi crediamo che è il figlio di Dio, e per gli arabi, che considerano che Gesù è uno dei segni, uno dei profeti, e che sarà il primo a venire sulla terra prima del giudizio. Flavio, tante volte hai ripetuto che queste sono situazioni che non si dovrebbero verificare, non si possono verificare, e non possono soprattutto essere giustificate da una contrapposizione religiosa. Ma allora ti chiedo, tutto questo a chi giova? Giova a coloro che nella religione non vedono un momento di accrescimento spirituale. È chiaro che coloro che vogliono la guerra non credono che Gesù abbia detto qualcosa contro la guerra, o non credono che i cristiani sono contro la guerra, anche perché sono tutti cristiani, cioè quelli che vogliono la guerra, anime mie, sono tutti cristiani. Paradossalmente sono tutti cristiani. Adesso il concetto di, ecco perché diventa difficile, è un discorso che facciamo assurdo, cioè noi cristiani diciamo no, non si deve fare la guerra, e perché? Perché gli stessi cristiani dicono no, non è vero, si deve fare la guerra contro un'altra religione. Quindi è un assurdo in se stesso, appunto, come dicevi all'inizio, una matassa che è troppo imbrogliata, è troppo esageratamente imbrogliata, per cui bisognerebbe andare proprio all'essenza, al fondamento, perché è giusto quello che dicevi prima, bisogna che questa cosa parta dalla base, e la base purtroppo è vero, sono pochi quelli che si muovono, anche perché stamattina sono andato in veramente a comprare un oggetto, il proprietario, che è un cattolicissimo, bravissima persona onesta eccetera eccetera, dice ah, però l'arabi, sa, l'arabi te frega, sono imbroglioni, cioè è diventato nella cultura comune, nella cultura comune dire che comunque non ci si può fare affidamento su queste persone, e quindi è difficile, non so come spiegare la situazione, è difficile cambiare. È un luogo comune che si è ben radicato, questo. Certo, io vorrei dare, magari se voi me lo permettete, ci sono dei siti di giornali online, di riviste online, sono soprattutto dei francescani e dei missionari combogiani, comboniani. Che appunto ogni giorno scrivono sia musulmani che cristiani su argomenti sui quali discutono, sui quali convivono. E c'è per esempio Adista, una rivista cattolica, c'è Confronti, Missioni Oggi, che è lo stesso uno dei comboniani, c'è Tempi di Fraternità, credo che sia francescana, quindi
c'è un cartello di, scusate, c'è un cartello di queste, diciamo, di queste riviste online, ma ci sono anche dei gruppi che lavorano proprio in questo senso. Speriamo che si possa superare questo momento di diffidenza e di dissidio. Sì, perché abbiamo appreso dalle notizie, Flavio, che alcuni ostaggi, ostaggi di questi terroristi, si sono salvati, quelli che conoscevano, almeno così è stato detto, i versi del Corano, e quindi ne hanno ripetuti alcuni in presenza di questi terroristi. Alla luce di quello che tu ci hai detto, potremmo anche dire che sono un po' ignorantelli, perché essere cristiani, essere vicini a Gesù Cristo, significa essere comunque all'interno dello stesso credo, e quindi, voglio dire, è esplicita una deviazione comportamentale in rapporto ad una deviazione di acquisizione del credo religioso. Certo. È un credo religioso appiccicato, quindi, che non ha nessuna consistenza, insomma. Ma io direi, guarda, sinceramente, l'ho sentita questa notizia siccome noi cristiani dovremmo avere la capacità spirituale di capire che è più importante la vita spirituale rispetto a quella vita materiale, avremmo dovuto comportarci in maniera diversa. Se io fossi rapito da questi terroristi, non sono altro che terroristi secondo me, se mi dicessero recitami un passo del Corano, io gli riceverei un passo e un passo del Vangelo, perché quello è la mia fede, e quello è il momento in cui posso unirmi con delle persone che hanno fede. Queste persone non hanno fede, queste persone hanno odio, hanno denaro, hanno soldi, hanno alcol, hanno sigarette, cioè hanno un'altra cosa che non è la parte spirituale. Io vorrei ricordarvi che intorno al 1200 è nata un ascetismo in Iran, che ancora oggi è considerato uno dei migliori momenti ascetici mistici del mondo, non neanche dei cristiani sono arrivati. Francesco si incontra con questi, e oggi ancora in Italia esiste un gruppo che si chiama Centro Sufi Italiano. Centro Sufi Italiano, io ci ho parlato qualche giorno fa, sono completamente contrari a questo sistema di cose, e non vedono in questi terroristi, non vedono alcunché di accettazione del Corano, vedono soltanto sanno a memoria il Corano, ma non sanno quello che significa. Questo me l'ha detto per telefono qualche giorno fa uno di questi componenti di questo gruppo, il gruppo mistico dei Sufi, che sono appunto quelli, la corrente, diciamo, spiritualista dell'islamismo. Bene, Flavio, noi ti ringraziamo davvero tanto per aver partecipato alla nostra trasmissione. E vuoi ricordarci di questo appuntamento che hai qui a Bari? No, perché è privato. Non ci vuoi dire però, niente? No, nel senso, no. Io verrò a Bari e farò un incontro con i ragazzi, diciamo, quelli del gruppo di Bari, che seguono appunto, diciamo, queste arche o queste che hanno E Non Siamo Soli, o di queste associazioni che già esistono sul territorio. E poi dovrò incontrare delle persone che mi dovrebbero dare dei documenti o comunque delle dritte sull'incontro di Francesco con Federico II. Questo lo farò, diciamo, dopo il 10, perché fino al 10 sono fuori, sono in altri posti. Ah, quindi è un viaggio di ricerca il tuo, insomma. Un viaggio di ricerca e di studio. Poi cercherò di... Ecco, quello che adesso io invito voi due a questo incontro che farò appunto
con Funima, con il gruppo di Funima lì di Bari, che sarà un momento storico spirituale, che parlerò della situazione del credo e della vita dei primi cristiani fino all'imperatore Costantino. Bene, cercheremo di essere. Quindi sì, insomma, naturalmente sì. Nel frattempo ti ringraziamo, Flavio, e speriamo di poterti riavere nella nostra trasmissione presto. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, un saluto a tutti quanti gli radioascoltatori e a Massimo Bonella. Ciao Massimo, ciao. Ciao Flavio Ciucani, sempre in gamba, che sei giovane. Grazie. A presto. Ciao. Ciao Flavio. Bene Massimo, non so, abbiamo degli aggiornamenti da dare? Sì, alle 19.25 riprendiamo la linea qui dalla redazione di Venezia di Pianeta Oggi TV. Infatti è da segnalare che nel corso della notte di oggi, mercoledì 2 dicembre, è stata registrata una scossa di terremoto davanti alle coste delle Marche. Dunque, il sisma, stando ai dati ufficializzati alcune ore fa da IGV, ha raggiunto magnitudo di 2.8 della scala Richter. Si è trattato quindi di una scossa di terremoto di moderata intensità, ma abbastanza significativa per essere avvertita ad Ancona ed in altre aree limitrofe al capoluogo di regione delle Marche. Ricordo che questa notizia è stata tratta dal meteogiornale.it. C'è da evidenziare anche altre scosse, dunque una avvertita in provincia di Torino, poi c'è una sequenza sismica in Lombardia, diverse scosse di terremoto in provincia di Bergamo. Ecco, normalmente la Lombardia non è che sia vista come una regione sismica, è da un po' di tempo che ci sono delle scosse di terremoto. Beh, staremo a vedere, insomma, speriamo che sia solamente una cosa, come dire, passeggera. Altre notizie dell'ultima ora, vedo di dare un'occhiata, non ne ho, non ce ne sono, se non altro vi dunque posso segnalarvi sempre l'articolo in primo piano sulla nostra testata: Argentina, Macri promette ai popoli indigeni la restituzione delle loro terre, di Giorgio Bongiovanni e Mattias Guffanti. Il neo presidente eletto ha firmato un contratto dopo mesi di proteste. Ed è tutto da Venezia per il momento, ci sentiamo alle 22 con Osservatorio Antimafia. Grazie Massimo, approfitterei di questo minuto, un flash dell'argomento di cui parleremo più tardi con Aaron Pettinari durante la puntata di Osservatorio Antimafia. Tu eri presente il 14 novembre, sabato, a Roma per la manifestazione a sostegno del PM Nino Di Matteo, che ha visto coinvolti tutti i gruppi delle Agende Rosse d'Italia. Ecco, da cronista, qual è l'impressione che hai avuto? Cosa hai raccolto in piazza? Allora ti dico subito, intanto mi ha impressionato quella manifestazione, perché c'era tantissima gente, un corteo che partiva dal Colosseo, si può dire, fino a Piazza Venezia, completamente piena e oltre anche. E poi ho visto delle persone in gamba, dei giornalisti intanto con la G maiuscola, che ho cercato un po' di sentirli, di dargli spazio. C'erano anche, diciamo, ex magistrati come ad esempio Antonio Ingroia, Ferdinando Imposimato, e c'erano anche volti importanti del mondo dello spettacolo come ad esempio la Loredana Cannata, che proprio in queste settimane la vediamo ogni lunedì sera su Rai 1, in una bellissima fiction. E insomma, gente di buona volontà, gente, come dire, che lavora a favore della vita, in difesa della vita. La cosa che più mi ha schifato è la seguente, anzi per la verità sono due le cose. La prima, cioè la mancanza di testate nazionali presenti lì in quella manifestazione. Parliamo di insomma, di 4.000 persone circa che hanno partecipato, cioè voglio dire, è un numero che non si può ignorare,
e quindi certi giornalisti dovrebbero andare a fare, a imparare il proprio dovere, oppure a fare altro. Non si può non essere presenti a Roma, ci sono le principali televisioni, parlo anche di quelle private, nazionali, potrebbero veramente essere, potevano benissimo essere scesi in campo e fare delle piccole interviste, cioè non è che poi ci sia chissà quale fatica, insomma, i soldi non gli mancano, no, siamo noi freelance che effettivamente non abbiamo soldi, dobbiamo fare un altro lavoro per poi come volontari fare i giornalisti, cioè fare quello che i giornalisti, come dire, professionisti nelle TV nazionali non lo fanno. Questo è il dato di fatto che emerge. E dunque, poi guarda, appunto, un'altra cosa che non mi è piaciuta, quando ho incontrato Michele Santoro, io gli ho chiesto così un'opinione da poter dare su questa manifestazione in corso, mi ha detto che aveva da parlare di cose importanti, quindi più importanti della storia. Però era lì. Era lì presente, insomma. E questo naturalmente io ne prendo atto, insomma, di questa mancata risposta che non c'ha. Di questa muta presenza, direi. Sì. Questo è una cosa che mi ha anche dispiaciuta, perché insomma una persona che è sempre stata vista come accanto a queste problematiche, insomma non aver voluto dare una risposta, bastava un minuto e mezzo, insomma lui è una persona, insomma, della televisione, dei media, visto che almeno lui era lì, cioè poteva benissimo degnarsi di un minuto di risposta. Comunque questo è quanto abbiamo consultato. Giulietto Chiesa poi, sì, Giulietto Chiesa, certo, lui è stato come sempre gentilissimo, serio, e subito si è avvicinato alla stampa, a noi, e ci ha rilasciato una sua considerazione, e quindi nulla da dire, anzi c'erano personaggi appunto importanti. Quando io dico giornalisti con la G maiuscola intendo Giulietto Chiesa, Olivia Robea, Anna Vinci, Giorgio Bongiovanni e altri che adesso mi sono Saverio Lodato. Ah, brava, ecco, Saverio Lodato, che l'abbiamo intervistato, scusate, ecco, su Antimafia 2000, ecco, c'è dunque uno speciale di Pianeta Oggi TV nella home page, che poi gli ascoltatori possono andare a vedere. Anzi, per la precisione, sono venute fuori due trasmissioni, sempre nell'ambito del settimanale Pianeta Oggi Report, prima e seconda parte. Nella prima parte ci sono delle interviste relative ai rappresentanti delle varie associazioni che erano lì presenti, comitati, ad esempio anche il Popolo degli Ulivi, che ho intervistato, la portavoce del Popolo degli Ulivi, che è appunto del Salento, se non vado errato, e quindi ecco, la prima parte dello speciale riguarda un po' questo discorso qui, queste persone. Poi nella seconda parte invece c'è praticamente ci abbiamo dato lo spazio a quei personaggi che sono noti a livello nazionale, ecco, che tutti conoscono. Ecco, diciamo che abbiamo montato queste due trasmissioni con questo criterio. Attualmente stanno iniziando anche ad andare in onda nella TV terrestre, perché per fortuna quando ci sono io lì e non c'è nessun altro media nazionale, almeno io rappresento più emittenti locali terrestri, che le possiamo anche ricordare, si va da Telemare, Gorizia TV, a Video Telecarnia, Eden TV per quanto riguarda tutta la copertura del Nord-Est e l'Istria. Poi abbiamo in Centro Italia la Teleidea di Chianciano Terme, una storica televisione della Toscana, e poi si arriva giù fino a Teleiato. Per quanto riguarda la parte radiofonica, parlando sempre del terrestre, abbiamo Radio Piper Fontana Fredda, Radio Nuova Musica, a breve anche Radio Alfa Nord TV, poi Sirius Web Network, da dove stiamo andando in onda, e qui è anche Televisione
online, e poi Rete 100 Passi, ecco, mi sembra di non aver dimenticato. Ah sì, poi c'è anche Radio Grosseto, RBC Grosseto, che le sta trasmettendo adesso, prossimamente saranno in programmazione ogni sabato mattina a partire dalle ore 8:20, 8:25. Ecco, questo è quanto, insomma, vi posso dire. Ecco, stanno adesso questi due speciali stanno andando in onda su questa rete terrestre che appunto Pianeta Oggi TV ha organizzato, ha realizzato in questi ultimi anni. C'era anche dalla Chiesa, la signora, sì, dalla Chiesa. Sì, c'era anche sì, Rita dalla Chiesa, che è stata anche un po' contestata. Beh, insomma, va bene, magari ne riparliamo alle 22, Massimo, così sì. Aaron, sì, ma la cosa più importante è che la diretta che è andata su Radio Saiuz TV. Ecco. Ecco, cioè, esatto, con interventi di Ugo Lombardi sul campo. Sì, sicuramente molto frammentari. Sì, sì, però abbiamo cercato di dare a chi non è andato a Roma almeno far vedere, insomma, quello che stava accadendo, e l'ho trasmessa tutta, quindi devo avere anche la registrazione di quello che ho trasmesso. Quindi era un percorso molto bello, lungo, ed era molto ricco di gente, per cui diciamo muoversi, ma anche vedere, stando diciamo a livello, non era facile. Poi è stato magari un po' più facile quando abbiamo raggiunto il parco. Ah beh, ma certo, era bellissimo vedere tutta questa gente, come insomma abbiamo descritto allora, insomma. No, importante, insomma, che abbiamo raggiunto, perché insomma ha avuto un certo successo quella diretta lì. Per quanto riguarda Radio Sites, abbiamo raggiunto quasi le 5.000 visite per quella diretta. Questo è un ottimo segnale, quindi adesso mi ricordo esattamente, perché feci il calcolo almeno di passaggi che c'erano, cioè chi veniva, chi andava, eccetera, che insomma c'era questa manifestazione, c'è stata, che ha seguito tutto. Mm-hmm. Però ci siamo quasi arrivati, che non è poco per Radio Sites, però è una diretta che era sentita, anche perché ho cercato di, quando trasmetterla, di fare quante più pubblicità possibile dappertutto, chiamavo gente, eccetera, anche perché era interessante da vedere, insomma, da sentire. Insomma, certo. Benissimo, allora andiamo. Guarda, Antonella, ho incontrato delle persone a Roma che mi dicevano che loro conoscono Radio Sites, che l'ascoltano, anche persone per esempio giù della Sicilia che erano lì a Roma alla manifestazione, e questo fa piacere. Ecco, possiamo dire che Radio Sites TV, che ricordo che per chi ci sta ascoltando è di Treviso, invece Pianeta Oggi TV collegata è di Venezia. Ero anch'io collegato in quella giornata, perché avevo messo il link su Radio Sites, e quindi chi si sintonizzava, diciamo così, chi entrava su pianetaoggitv.net poteva poi cliccare sul link e sentire quindi la vostra diretta. Quindi è stato fatto un lavoro completo, perché voi avete fatto la telecronaca diretta, io ho raccolto le interviste per gli speciali, quindi potremmo dire con piacere che Sarius ha fatto veramente un lavoro completo il 14 novembre. Diciamo che si è cercato di sopperire alla mancanza di media. Esattamente così. Ed era una mancanza pesante, era greve. Sì, bene, sì. Io penso che possiamo dare appuntamento ai nostri ascoltatori a più tardi alle 22 per l'appuntamento con Osservatorio Antimafia, oppure se non avete la possibilità di seguirci più tardi, ci ritroviamo mercoledì prossimo sempre alle 18:30 su Radio Saiuz per una nuova trasmissione di Spazio Aperto. Grazie a tutti per averci seguiti e a più tardi. Arrivederci. Ciao ciao. Buona cena a tutti.